Ecco, è arrivato. Ecco fatto, ecco, è arrivata sia la copertina del libro che Matteo Cioffi. Ricordo Matteo Cioffi, un allenatore che ha lavorato nel settore giovanile fino all'anno scorso nel settore giovanile della Fiorentina. Quest'anno ha fatto poi un'esperienza in Serie D, ma lui è un formatore, oltre ad essere un ottimo tecnico, è uno psicologo, quindi ecco il motivo perché il sottotitolo preveda psicologia, tecnica e tattica. Gli aspetti psicologici e motivazionali per Matteo sono importanti. Quindi Marco, a te per la conduzione di questi pochi minuti di presentazione del libro. Sì, io Matteo partirei subito, intanto ben arrivato. Grazie, buonasera a tutti. Io partirei dalla fotografia del libro, dalla copertina. Chi sono i due ragazzi che Allora, uno. questo innanzitutto è un bellissimo regalo che mi è stato fatto di questa bellissima copertina, diciamo che decisamente loro sono più belli del libro, perché sono due ragazzi con cui ho condiviso un percorso nel settore giovanile, nella categoria allievi, tutte e due, in annate differenti. Mi danno grande emozione perché alla fine resto sempre un po' un tifoso dei ragazzi che ho allenato e la soddisfazione è poi quando ti riconoscono di aver dato un contributo a quello che è stato il loro sviluppo. Da questo titolo, da questa tua esperienza con questi due giocatori, cosa nasce questo libro? No? Da dove parte? Da dove inizia? Inizia ma sicuramente dalla passione per il calcio, due grandi passioni, la passione per il calcio e quindi per la formazione che come mi unisco a quello che ha detto Mr. Brock, è un percorso che probabilmente nello sport non finisce mai perché c'è sempre la voglia di migliorarsi e di crescere. Nel settore giovanile è un po' più complicato perché si deve anteporre lo sviluppo dei ragazzi, il bisogno dei ragazzi, l'interesse dei ragazzi è quello del proprio io. L'altra grande passione è quella, come ha detto Ferro, direttore, è la psicologia.